Romanzo senza paesaggio, non ambientato, non c'è tempo per ambientare. Secolo della velocità, il lettore ha fretta, l'autrice ha fretta. Il lettore legge a 60 all'ora, il lettore legge a 80 all'ora, il lettore legge a 35 nodi, il lettore legge a 400 all'ora. E i personaggi hanno fretta. Su, andiamo, muovetevi, su! C'è un tempo per ogni cosa, un tempo per i paesaggi, un tempo per la conversazione. Sullo sfondo del tempo dei paesaggi, degli altri, gli intrecci delle conversazioni. La goffaggine, la volubilità, l'imprecisione, l'incompiutezza, l'insoddisfazione delle lente conversazioni della vita. Abbozzi. Il pensiero timido, pigro, casuale, senza scopo, approssimativo, relativo, incerto, difficoltoso, laborioso, faticoso, infermo, bacato, invalido, afflitto. Delle conversazioni della vita nel romanzo senza paesaggio, un personaggio. È una storia con un personaggio, è un romanzo mono, è un romanzo auto. Su ogni pagina lo stesso viso, su ogni retro la stessa foto, monotono, noioso. Atroce, quando dura 200 pagine, quando dura 2 anni di tempo e ogni giorno come una pagina, ogni notte come un fronte, quando le parole della vita, l'esiguo Larousse del vocabolario quotidiano, ripetono riproposte di giorno pagina in giorno pagina nello spento svolgersi di un film dalle immagini inconsistenti ostinatamente ridisegnate. Il regista manca di immaginazione, è un romanzo alla prima persona e all'ultima persona. Materna. La A è importante, l'infanzia infatti è la A della vita, ecco perché si scrive materna. Ecco perché le eroine si chiamano Britta, Gritta, Desmina, Ioia, Piera, Mona, Lisa. La A è dominante, il libro parla in A, storia senza uomini, storia di donne, nell'acqua delle bocche deformate delle donne, la A come una foglia morta trasportata, la A della vita, l'immagine rammollita delle donne nell'acqua slavata della loro vita quotidiana e nei giochi di luci scialbe, la A brilla, la A in piedi, la A viva, la A della vita, le donne dal cuore fiaccato ma in quel cuore la A rossa, la A della vita, le donne dal viso illuminato dalla A della vita che non si spegnerà. Cosa ci rimane se qualcuno stacca la corrente? Accendiamo la A. Questa era una parte di una poesia di Hélène Bessette. Hélène Bessette nasce in Francia nel 1918 e muore nel 2000. È una romanziera e una drammaturga francese. Ha pubblicato con Gallimard, grazie a un contratto creato da Raymond Queneau, per 10 libri. In realtà Hélène Bessette ha pubblicato 13 romanzi e ne ha scritti altrettanti che sono rimasti inediti. Può essere considerata una delle pioniere del romanzo poetico. È sostenuta e ammirata da scrittori come Marguerite Duras, Nathalie Serrault, Simone de Beauvoir e da numerosi critici francesi. Il suo ultimo romanzo è stato pubblicato nel 1973. Può essere considerata una delle pioniere del romanzo poetico. Buon intervallo da Antonio Sixti.